Hello guys, sono di nuovo vostro Shen e oggi sto provando ancora una volta a registrare con Fraps per decidermi definitivamente se passare a DxStory, scusa, per Scribblenauts almeno, oppure continuare con Fraps. Bene, oggi dove andiamo? Santo Asterico? Altitudine del trattino? Che cavolo di nomi di merda sono, però Fattoria di Oddio, la fattoria di Edwin non l'ho ancora finita. Oh my god. Rimediamo subito. Fattoria di Edwin. C'è ancora qualcosa da fare? Ma dove? Non di qua. Allora di là. Che fail, non ho ancora finito il primo livello, il livello tutorial. Ma che cavolo. Mi segna che mi manca una scheggia, ma non è rossa. Quindi, da qualche parte, il tipo per fare la scheggia dovrebbe esserci. Ma non c'è. Resetta. Sì, resettiamo. Perché voglio capire un attimo come mai manca il tipo. Ok, non posso volare. Allora, aggiungi aggettivo. Volante veloce. Qua c'è l'amica Lily. Non stacca la sorellina. E non trovo la scheggia. Boh, vabbè, vedremo un'altra volta, dai. Non perdiamoci troppo e ste cavolate, vediamo un po' cosa c'è qua. Abbiamo rovine di Elissi, il parco dei Sauri, scaricate di Anafora. Torniamo ancora nel primo posto, dai. Ospedale o camera dei pompieri? Dai, oggi andiamo all'ospedale. Oggi è tempo di ospedale, ospedale. Benvenuti a Santo Asterico, dove il dottor House fa guarire le persone con evidenti. Perché c'è un cuore che saltella? Perché c'è un cuore che saltella? Allora, tu, dimmi. Crea qualcosa per potermi eseguire un'operazione. Calcolatrice. Tieni. Ah, giusto. Intendevi un'operazione chirurgica. Se non lo specifichi, però ti do un bisturi, così puoi tagliuzzarlo quanto vuoi. Tieni. Aiuzzalo. Contenuto procedurale. È tornato a vita, sì. Ah, mio fratello. Capito, vabbè. Qua c'è il coso, ma non lo voglio fare adesso. Tu, cos'hai? Aiutami a ridere di nuovo. Ti do un palloncino. Ridi con questo palloncino. Non fa ridere. Allora ti do una pecora rosa. Vediamo se magari la pecora rosa ti fa ridere. Beh. Oh, ma che antipatico sto tipo. Toh, ti ho fatto un pagliaccio che ti farà ridere. Pagliaccio. Un altro pagliaccio, così siete due pagliacci e ridete. No. Funziona. Che noia. Cosa vuoi tu? Aiutami di nuovo. Cosa potevo farlo ridere? Giocoliere. Giogioliere ho scritto. Sì, giogioliere. Oh, va bene. Felice. Oh, vaffanculo. Insomma, non gli va ben niente. Vediamo dopo cosa fare. Cos'hai tu? Arresta l'attacco cardiaco. Morto. Non morto. Un cuore morto. Puff. Attacco cardiaco risolto. Tu, dottore, qual è il problema?
Vieni nuove apparecchiature per l'ospedale. Anche te un bisturi vuoi? Pur te un bisturi? Sì. Apparecchiature obsolete. Cosa? Cioè, con un coltello gli era attaccato la mano. È apparso il re. E vabbè. Tu cosa vuoi? Vedere qualcosa con i colori della mia squadra mi potrebbe vincere la corsa. Anche per l'altro. Ti do un puffo. Un puffino. Un puffino. Aiutiamo il blu e il rosso. Facciamo vincere il blu. Un puffino blu. Bene, hai vinto, bravo. GG. Oh, dammi. Ok, bravo. Tu cosa vuoi? Ho dimenticato ciò che devo consegnare al trapianto. Ti do un cuore. Visto che è morto un cuore, credo che ti serve un cuore. Sì? Perfetto. Cosa c'è nella scatola? Sapessi. Non ricordo più cosa devo consegnare, puoi aiutarmi? Bambino! Vai! Era questo che devi consegnare, però. Scusate, era un bambino neonato. Ma il concetto è lo stesso, dai, non facciamoci così tanti problemi. Consegna speciale. Ok. E così la cicognerà più un bambino. Quante ne mancano? Ok, manca solo quello del pagliaccio. Come lo faccio ridere il pagliaccio? Non ho idea in questo momento. Naso rosso. Ah, ok. Mi sono messo un naso rosso e ha riso. Vabbè, se fa così ridere. Cos'è qua? Aiuta i pazienti che arrivano all'ospedale. Va bene, dottor Maxwell House. O Schenhouse. Insomma, avete capito, dai. Mi rimane il naso rosso, vero? No. Era troppo figo se mi rimaneva. Aiuta i pazienti a sopportare l'ospedale Santo Asterico. Ok, chi arriva? Sono pronto. Chi arriva, chi arriva, chi arriva? Un gatto, che cazzo è sto gatto? Qualche problema evidente, molto evidente. Mi dica. Questo omicino sta da cani. Cos'è, una battuta? Che era qualcosa per curarlo. Sto da cani. Era una battuta, spero. Allora, eliminiamo sto merda di pesce. Medicina. Oh, prendi la medicina, Maxwell. Raccogli la medicina. E guarisci il gattino. E butta via anche sto pesce di cacca. Ok, il gattino è partito, è curato e se ne va. Chi è il prossimo da curare? Dai, dai, dai. Una dentiera. Ok. Ahi, deve essere un mal di denti. Tranquillo, prendo un trapano. Di quelli potenti. E ti curo io. Ma non l'ho neanche usato. Volevo usarlo. Vabbè, va via. Avangulo. Ok, se adesso arriverà tipo. Oh no, se ne vanno così i denti. Se ne vanno, loro se ne vanno rimbalzando. Chi è il prossimo? Un robot. Che problema hai, robot? Mi dica, mi dica, mi dica. Il robot è rotto, io ti devo farlo funzionare. Vediamo se l'antiruggine ci sta. No. Allora dimmi una batteria elettronica. Aia! Vaffanculo, robot del cacca! Mi ha fatto pure prendere la scossa. Che cavolo. Ah, va bene. Arriva un tipo e se lo porta via. Dai, chi è il prossimo? Chi è il prossimo? Dimmi chi è il prossimo. Cos'è? Cos'è? Un libro? La storia è incompleta. Dov'è l'ultimo capitolo? Tranquillo, evoco uno scrittore che farà tutto. Perfetto, scrittore, vaffanculo.
Ciao libro, ti leggerò un giorno. Chi è l'ultimo paziente di oggi? Un'auto. Qual è il problema auto? Dimmelo. Se ne è qualcosa si è rotto secondo. Evochiamo un meccanico che farà il lavoro per me. Yeah! Auto riparata. No, aspettami, voglio salire! Aspettami, no! Cosa, mi porti la Starite? Sì. Thanks, buon uomo. Yeah, Starite! Dottori in servizio, completato. Totale Starite, 15. Livello completato. Continuo. Ok ragazzi, anche oggi abbiamo finito il nostro capitolo di Scribblenauts. Abbiamo finito l'ospedale. Nella prima zona ci manca ancora la caserma dei pompieri, che faremo nella prossima parte. E poi avremo tutto sto mondo ancora da fare. Oddio santo, quanta roba. Quindi da Shen per questo capitolo è tutto. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Bye bye, ciao!